ormai a cavallo del nuovo anno, no? In questi tempi, dicembre, gennaio, sono mesi in cui parole come bilancio, prospettive future, insomma, rientrano, ecco, le nostre labbra, il nostro cuore, i nostri pensieri. Sicuramente qualcosa nella nostra vita del vecchio anno non ci ha soddisfatto, no? Se pensiamo all'anno trascorso, ci sono delle cose che non vorremmo in qualche modo portarci e riviverle nel nuovo anno. Non ci hanno soddisfatto, non vorremmo riviverle. C'è un detto che anche quest'anno mi è capitato di sentirlo di nuovo, no? Anno nuovo, vita nuova. Edoardo direbbe, beh, questo l'abbiamo detto l'anno scorso e lo diciamo ogni anno, ma poi succede che dopo la prima settimana, dopo, ecco, che abbiamo pensato a bilanci e prospettive, che vogliamo lasciare le cose vecchie, le cose che non sono utili, le cose che non fanno del bene, che non onorano il Signore nel vecchio anno, abbiamo questo slancio. E nel nuovo anno diciamo, scriviamo delle cose sulle nostre agende, facciamo in qualche modo delle promesse, ma poi dopo qualche settimana, forse qualche mese, ecco, ci ritorniamo sui passi del vecchio anno. Quali sono allora, ecco, le scelte vincenti? Sappiamo che la vita di ogni uomo, di ogni donna è caratterizzata da queste scelte, no? Ci sono scelte banali, cosa vestire, cosa indossare, talvolta cosa mangiare, ma ci sono anche scelte più importanti. Quali sono le scelte vincenti che ci consentono in questo nuovo anno che ci sta dinanzi di raggiungere e mantenere gli impegni che abbiamo preso nel nostro cuore, nella nostra mente con il Signore, di rispondere in maniera responsabile a quello che il Signore ci ha affidato come individui, come chiesa, come famiglia? Quali sono le scelte vincenti? E pensavo alle scelte che fanno gli atleti, coloro che si allenano per raggiungere e prendere delle medaglie, no? Nel corso dell'anno, non si allenano gli ultimi mesi o l'ultima settimana prima della gara, hanno un calendario di preparazione, sono costanti nel allenarsi e devono in qualche modo seguire una dieta per cercare di recuperare forze ed energie, e le loro scelte in virtù dell'obiettivo di raggiungere quella medaglia, seguendo quegli impegni, quel calendario, la costanza, le varie diete, si dimostrano poi scelte vincenti o meno. Anche rispondere, così come fece il popolo in Egitto quando passò l'angelo della morte, il Signore disse al popolo per mezzo di Mosè che chi avesse messo il sangue di un agnello puro sugli architravi della porta, l'angelo della morte sarebbe passato via da quella casa. Anche quella scelta del sangue, di rispondere e di ubbidire ad un comando preciso del Signore, si è dimostrata, è stata una scelta vincente. Vogliamo leggere così dalla parola del Signore nel libro di Giosuè. Sono appunti che ho rivisto in questo tempo e che pensavo al bene di questa parola per me, per ciascuno di noi. Sono appunti di una predicazione che noi abbiamo già ascoltato. Era agosto del 2012,
E era Leonardo che ci parlava di queste scelte vincenti durante il cammino. Qui vogliamo leggere dal libro di Giosuè al capitolo primo, pensando ecco alle prospettive di questo nuovo anno che ci sta dinanzi. Quali scelte si possono fare che siano vincenti? E leggo dal libro di Giosuè, capitolo 1, dal verso 1 al verso 9. Ora avvenne, dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, che l'Eterno parlò a Giosuè, figliuolo di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè mio servo è morto. Or dunque, levati, passa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei, sino al mare grande verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra e né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrà. E qui la parola del Signore. Ci troviamo, cari fratelli, dopo l'uscita del popolo dall'Egitto, un popolo che è stato redento, liberato dalla schiavitù egiziana, un popolo che in qualche modo si è dimostrato un popolo di collo duro, che non si è fidato del Signore. Capitolo Numeri 13, quando dinanzi alla visione di giganti, di gente armata, a carri di ferro che risiedeva nei territori di Canaan, rifiutò. Ecco, non si fidò del Dio che poteva liberare e conquistare per loro quei territori, e vagò per 40 anni nel deserto. Ci fu una nuova generazione. A quella nuova generazione nel libro del Deuteronomio è ricordata la legge. È un popolo che più volte è stato richiamato, esortato ad ascoltare il Signore, a fidarsi di Dio, non come i loro padri nel deserto, e a fidarsi in maniera costante del Signore. Il piano della liberazione, della promessa che Dio aveva fatto ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, della liberazione di una progenie, di un territorio, di una eredità, stava per avverarsi. E così il libro di Giosuè parla di questa conquista. Dio ci ha liberati, ma il Dio che è fedele al suo patto ci donerà, ci guiderà nella conquista di questi territori. Il libro di Giosuè parla di queste terre conquistate, di queste battaglie, di questi nemici
da affrontare poi alla fine del libro di questa divisione dei territori conquistati a tutte le tribù di Israele. Il verso 1 indica però un elemento che ci potrebbe in qualche modo far pensare. Ora venne dopo la morte di Mosè. Mosè è stato un grande profeta. Al termine del libro del Deuteronomio dice: nessun profeta sarà come lui dopo di lui. Una persona con la quale Dio ha parlato faccia a faccia. È un tempo in cui Mosè che guidava il popolo, talvolta intercedeva per il popolo, Dio ha compiuto per sua mano grandi opere, grandi prodigi. Ora avvenne che questo Mosè morì. Dio gli fece vedere la terra e il territorio promesso, ma non lo fece entrare. Dopo la morte di Mosè, noi sappiamo quando ci sono questi eventi particolari come quelli della morte, c'è in qualche modo una destabilizzazione, no? Il popolo che a quel Mosè, che è stato un grande profeta, più volte gli ha parlato contro, gli ha remato contro, ma comunque era una persona accreditata da Dio in mezzo al popolo. Ora questo Mosè è morto e c'è Giosuè, un uomo che Dio ha riempito di spirito alla fine del Deuteronomio, un uomo che è stato il braccio destro di Mosè, era presente lì al Sinai quando Dio dava la legge ai piedi della montagna, era a capo dell'esercito nelle battaglie che il popolo ha dovuto affrontare durante il suo percorso. Ora avvenne che dopo la morte c'è in qualche modo un cambiamento forte in atto che può destabilizzare la redenzione che Dio ha compiuto attraverso la liberazione dall'Egitto. Ora ecco, Giosuè deve conquistare dei territori e Dio rivolge la sua voce, fa udire la sua voce a questo Giosuè. Dopo la morte di Giosuè, Dio gli fa vedere dei territori, dei confini che vede e delle cose ancora più lontane da lui. Gli dà delle esortazioni, degli ordini, dei comandi, lo rassicura della sua presenza, della sua potenza e della sua pace. Vogliamo così considerare in questa cornice quelle che sono state delle scelte vincenti e possono essere per noi delle scelte vincenti. La prima scelta vincente è quella di raggiungere i confini della vocazione che Dio ci ha affidato. Dio stesso ha preparato Giosuè ai piedi di Mosè. Dio nei primi versi di questo capitolo disegna una mappa. Or dunque levati, passa il Giordano, entra in questo paese, vedi là il Libano, cioè è un confine che tu vedi, ma c'è anche il fiume Eufrate, altri territori da conquistare. Dio disegna una mappa nella quale volgersi. Voi vedete qua dei confini, ma altri confini sono da raggiungere e rappresentano la grandezza del progetto di Dio. Quando il Signore Gesù ascese al cielo, Matteo 28, 18 a 20, andate in tutto il mondo, fate discepoli le nazioni, tutte le nazioni, ed ecco io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Confini che forse non vediamo, ma che bisogna conquistare e raggiungere, perché Dio ci ha affidato al suo popolo una
una missione grande, importante. Talvolta non riusciamo a capire, vedere, ci limitiamo ai confini che vediamo, ma Dio dice a Giosuè: vai al di là, guarda al di là di quello che i tuoi occhi possono vedere. C'è un progetto nel quale sei inserito, c'è un progetto nel quale il popolo, il mio popolo, deve conquistare, deve raggiungere dei confini. Quali sono i confini della vocazione personale che Dio ha affidato a ciascuno di noi? Non sempre Dio dice tutto dall'inizio, no? Non siamo abituati ad avere chiaro tutto quello che potrebbe succedere, quelli che sono i pro, quelli che sono i contro. Ma pensiamo alla parola che Dio rivolse ad Abramo: va, esci dal tuo paese, vai in un paese che io ti mostrerò e che ora tu non sai, e poi accadranno delle altre cose. Abramo poteva pensare: ma come mangerò, di che mi vestirò, quali sono i nemici da affrontare, posso io fare questo cammino? Dio non sempre dice tutto dall'inizio. Ha dato a ciascuno una chiamata, una vocazione con dei confini. Forse qualcosa già vediamo, altro non lo vediamo. E la prima scelta vincente è quella di raggiungere i confini della vocazione che Dio ci ha affidato. Non adeguarci o rilassarci a quello che vediamo in questo momento, no? Il popolo nel libro di Giosuè, anche se ha conquistato dei territori, dei nemici sono stati battuti, non ha eseguito appieno tutti gli ordini che il Signore gli aveva dato circa le popolazioni. Forse l'intento di questo popolo, forse preso dalla stanchezza, immaginiamo che 2 tribù e mezzo del popolo di Israele che era andata ad aiutare le altre tribù a conquistare i territori sono stati anni lontani dalle loro famiglie, dai loro familiari e dai loro figli. Forse la stanchezza, forse, ecco, troppe battaglie, troppi nemici, questo popolo è tentato di rimpicciolire i confini. Siamo qua, rimaniamo qua, siamo protetti qua, ci proteggiamo gli uni gli altri. Ma una scelta vincente che Dio dice a Giosuè è quella di raggiungere i confini della vocazione. Mosè non c'è più. Immaginiamo il cuore di Giosuè. Un popolo pronto a parlare contro, così come ha fatto con Mosè, che deve conquistare dei territori, e Giosuè poteva in qualche modo limitarsi a un piccolo luogo, un piccolo territorio. Il Signore gli dice: raggiungi i confini della tua vocazione. Quello che ti è stato affidato da Mosè è ribadito da me, rivolgendo a te la mia parola: raggiungi i confini della tua vocazione. È una scelta vincente. Cosa faccio io? Come Chiesa, quali sono i confini che abbiamo prefissato, che vediamo come Chiesa? Forse abbiamo il timore e la paura di andare oltre, di allargare, di raggiungere i confini che il Signore mette davanti a noi. La stessa cosa possiamo dire come famiglia. Il Signore rinnovò la visione di Giosuè. La stessa cosa che fece con Mosè al capitolo 34 di Deuteronomio, quando lo portò sul monte e gli fece vedere l'estensione dei confini da raggiungere. Qui il Signore chiama Giosuè e rinnova la visione,
questo progetto grande, di questo progetto del Signore nel quale per sua grazia siamo stati inseriti. Vedi ogni luogo che la vostra pianta calcherà, vedi là il Libano, intravedi le sue montagne, intravedi le sue coste, beh, quello che vedi è quello che tu non riesci a vedere, il fiume Eufrate che è distante, così come gli altri territori dove risiedono altri popoli, quelli io ve li darò e voi li conquisterete, perché io li ho date a voi. Raggiungi i confini della tua vocazione. La seconda scelta vincente che il Signore sottolinea per Giosuè, ma potremmo dire per ciascuno di noi, e che deve accompagnare il nostro cammino per raggiungere, ecco, i confini della vocazione che Dio ci ha affidato, per vincere e non ricadere negli errori del passato. La seconda scelta vincente è alimentarsi sempre alla parola di Dio. Più si è distanti dalla sua parola, più la parola interseca e tangente la nostra vita, più si ha difficoltà a raggiungere i confini della nostra vocazione, più si ha difficoltà ad abbandonare il peccato che facilmente avvolge la vita di ciascuno di noi. Più difficilmente riusciamo a mantenere gli impegni che in qualche momento di uno slancio emotivo particolare abbiamo preso col Signore. La scelta vincente che Giosuè deve ricordare durante tutto il suo cammino, dal momento in cui Mosè è morto, Dio lo ha chiamato e deve conquistare, poi spartire il territorio, è quello di alimentarsi sempre alla parola di Dio. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè. Non te ne sviare né a destra né a sinistra. Questo libro della legge, meditalo giorno e notte, perché tu così prospererai in tutte le tue imprese. Correre senza sfiancarsi. Quando vediamo, ecco, questi atleti che hanno seguito un calendario di preparazione, hanno avuto un costante allenamento quotidiano, no? Hanno seguito una dieta particolare, si sono alimentati di cose buone e nutrienti che servivano per il loro allenamento. Quando li vediamo correre, no? Fanno una maratona di 10 km, una marcia di 50, o resistere per tanto tempo avendo tutti i muscoli sotto un certo sforzo, per noi sembra cosa irrisoria, no? Poi quando ci mettiamo a correre noi, dopo 3 minuti la fanno e tutto, ci fa capire la forza di quegli atleti che si sono allenati, che si sono preparati, che si sono alimentati in maniera buona, costante, sempre. Correre senza sfiancarsi come quegli atleti è alimentarsi del continuo alla parola di Dio, in maniera costante, in maniera quotidiana, in maniera permanente. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Trovi del tempo durante il corso della tua giornata a metterti nella tua cameretta all'ascolto del libro della legge. Alimentati ogni giorno di questa parola di Dio, di questa parola che è un bene per la vita. E Dio fa dire a Mosè, in prospettiva di un futuro re, che egli doveva avere
il libro della legge, una copia per sé. E sono belle queste parole in Deuteronomio, quando dice: ecco, terrà il libro presso di sé e vi leggerà dentro tutti i giorni della sua vita. Non in maniera alterna, non di tanto in tanto, non quando in qualche modo si vuole sapere come agire o come reagire. Allora ecco, ricordiamo, cerchiamo, ci vogliamo delle informazioni. Terrà il libro presso di sé, dice Mosè, vi leggerà dentro tutti i giorni della sua vita, per fare cosa? Sfoggio di una conoscenza acquisita negli anni, mostrare la bravura e la capacità di andare avanti e indietro fra i libri della Bibbia? No, sarà lì ogni giorno, giorno e notte, a meditare sul libro della legge, alimentarsi di quella parola viva, dice verso 19 del capitolo 17 di Deuteronomio, per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio. Per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio. Avrà questo libro presso di sé e vi leggerà dentro tutti i giorni, lo mediterà giorno e notte per mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge, tutte queste prescrizioni, e tutto questo affinché il cuor suo non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devi da questi comandamenti né a destra e né a sinistra. E a Giosuè il Signore ricorda le stesse cose. E più avanti ancora nel libro di Giosuè al popolo, che Giosuè già sapeva che quel popolo in futuro avrebbe deviato, mi invita a fare delle scelte chiare, nette, sincere, e lì a quel popolo e alle future generazioni c'è questa raccomandazione di Giosuè, di Giosuè 22, di alimentarsi sempre in maniera costante alla parola di Dio, costante, quotidiana e permanente. Forse potremmo dire nella nostra vita abbiamo fatto l'esperienza che quando ci siamo distaccati, forse per un tempo, dalla lettura, dall'ascolto della parola del Signore, abbiamo visto dei risultati negativi nella nostra vita. Il nostro è stata condizionata, condizionato il nostro servizio, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento, il nostro essere a disposizione del suo popolo quando ci siamo distaccati dalla sua parola. Allora una scelta vincente: alimentati sempre del continuo alla parola di Dio. Solo così riuscirai in tutte le tue crisi, solo così riuscirai a sconfiggere il peccato che ti avvolge facilmente, solo così riuscirai a non avere altri dì nel tuo cuore. Alimentati sempre alla parola del Signore. Come farlo? Come alimentarsi del contenuto alla parola del Signore? E qui facciamo riferimento a quella che è una disciplina personale. Così come il re doveva avere per sé il libro nel quale doveva leggere tutti i giorni, così ciascuno di noi in maniera individuale è chiamato ad un rapporto costante, continuo, permanente con la parola del Signore. Prendi del tempo ogni giorno, scegli di alimentarti sempre alla parola del Signore. Ma c'è anche la disciplina dell'ascolto nella Chiesa. È un tempo che stiamo correndo, no? Ci sono tanti social network, tante predicazioni vengono pubblicate su Facebook, siti, e quasi quasi si è tentati a stare a casa, soprattutto quando fa freddo, vogliamo stare, ecco, nel letto al calduccio, sentire delle cose. No, c'è una disciplina personale con la parola, ma c'è
anche la disciplina dell'ascolto nella chiesa. Quando la parola è predicata, allo studio, sono occasioni di alimentarsi alla parola di Dio. Così come sono occasioni per alimentarsi alla parola di Dio luoghi e istituzioni o appuntamenti. Ecco, ieri hanno mandato una foto di un gruppo di fratelli che stava studiando per dei compiti. Sono occasioni di crescita. Era un fotomontaggio. Era un fotomontaggio. Occasioni di crescita, di alimentarsi alla parola di Dio. Ma ci sono dei luoghi con degli insegnanti che danno delle indicazioni. Alimentati sempre del continuo alla parola di Dio. C'è una terza scelta che Giosuè deve tenere presente nella sua mente e nel suo cuore. Il Signore dice in maniera molto chiara, dopo aver rivolto la sua parola, mostrato i confini da raggiungere, il progetto nel quale è inserito, quella di la seconda scelta di alimentarsi sempre alla parola di Dio in maniera costante, quotidiana e permanente, c'è una terza scelta. Giosuè sceglie di vivere coraggiosamente. Scegli di vivere coraggiosamente. Sii forte e fatti animo. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò, sarò con te, ma tu sii forte e fatti animo. Non te l'ho io comandato, più volte viene ribadito a Giosuè. Sii forte, fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. E cari fratelli, vi dico e vi rivelo una verità. La vita che vivremo in questo 2020, non so se già me l'hanno detto, non sarà affatto facile. Non perché anno bisesto, anno funesto, no? Noi siamo soliti scambiarci gli auguri di un buon anno. Ho ricevuto auguri che mi mostravano un buon anno ricco di soldi. È un buon anno questo? Però la vita ci ha insegnato e ci insegna per esperienza fino a questo punto che ogni anno ci sono degli imprevisti che dovremmo affrontare. Scegli di vivere coraggiosamente. La vita non sarà facile. Ci saranno ulteriori battaglie da affrontare, ci saranno nemici che bisogna combattere, ci saranno tanti imprevisti che mettono a dura prova, ecco, la nostra stabilità, il nostro percorrere in maniera veloce. Di fronte alle tensioni che dobbiamo affrontare, di fronte alle tensioni che Giosuè dovette affrontare, di fronte alle critiche di un popolo che bastava poco per rivoltarsi contro, Dio gli dice: scegli di vivere coraggiosamente, scegli di vivere con coraggio, non arretrare, non lasciarti impallidire, sii coraggioso. Cosa disse il Signore Gesù prima di lasciare i suoi discepoli? Giovanni capitolo 16 verso 33. Anche lì il Signore annunciò la sua morte. E noi sappiamo che dinanzi all'annuncio della morte di Cristo i cuori dei discepoli erano come in una tempesta. I discepoli sulla via del Maus se ne andarono sconsolati. Tutte le nostre speranze erano nel Signore Gesù, ma ora che è morto. Dopo la morte di Mosè, Gesù annuncia la sua morte e dice ai suoi: non li prende in giro, non gli dice fate un buon anno, fate un buon cammino, gli dice: del mondo avrete
tribolazioni. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. Come il maestro è stato del continuo accusato e hanno cercato più volte di lapidarlo e di ucciderlo, alla fine poi è stato messo in croce, così faranno con voi. Ma vivi coraggiosamente, sii coraggioso, non arretrare. Perché ecco, sì, nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Perché io ho vinto il mondo. Se si vuole arrivare fino in fondo, allora bisogna essere coraggiosi. Giosuè, sii coraggioso. Non arretrare di fronte alle difficoltà. Se la visione di questi confini, nuovi confini da raggiungere, è stata rinnovata, io te la rinnovo, dice il Signore, ti dico, non distaccarti mai dalla parola di Dio, allora vivi con coraggio, perché io sarò con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. La stessa cosa che Gesù dice ai suoi, è la stessa cosa che l'autore agli ebrei ricorda al nuovo popolo del Signore, alla Chiesa. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Abbiamo forse preso degli impegni col Signore volendo fare questo o quest'altro. Seguiamo la pista di queste tre scelte vincenti. Tre scelte che Dio mise dinanzi a Giosuè, per cui Giosuè ha affrontato battaglie, nemici, un popolo di collo duro, ma che ha conquistato quei confini che il Signore gli aveva affidato di conquistare. Siano queste scelte vincenti a condizionare, influenzare il nostro cammino in questo nuovo anno. Non sarà facile, per alcuni sarà ancora più difficile forse, ma queste scelte ci aiuteranno ad arrivare fino in fondo e raggiungere i confini della vocazione che Dio ci ha affidato, come individui, come chiesa, come famiglia. Preghiamo. Signore, talvolta confessiamo, Signore, che come quel popolo che ebbe paura, indietreggiò dinanzi alle battaglie da affrontare, fece dei passi indietro, così come Tommaso che voleva toccare, voleva avere delle certezze, così talvolta sono i nostri cuori influenzati da altri principi che orientano la vita, e non i tuoi. Signore, nella tua grazia concedici di vivere queste scelte vincenti. Forse dobbiamo rivedere quello che è il rapporto con la tua parola, il rapporto personale, ma anche il rapporto familiare con la propria moglie, i propri figli, nell'approcciarci alla tua parola. Vogliamo, Signore, che queste scelte vincenti siano presenti nella nostra mente, nel nostro cuore. E grazie, Signore, che nella nostra fragilità, nel nostro carattere travolte timido, tu ci assicuri la tua presenza. Io non ti abbandonerò e non ti lascerò. Tu, Signore, ci assicuri la tua potenza, perché dinanzi ai nemici sei tu colui che combatte per noi, ma tu ci assicuri anche la tua pace. Anche in mezzo a forti tensioni, forte difficoltà, forte tempeste,
Grazie Signore per la fedeltà alle tue promesse. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo.